Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Michele, qui siamo su PQuad. Oggi ho il piacere di avere come ospite Vittorio Santi, che ringrazio per aver accettato il mio invito. Ciao Vittorio. Ciao, grazie mille a te e ciao a tutti. Oggi parleremo di fantasy, parleremo di Calia, parleremo dei disegni che Vittorio ha realizzato per il numero che attualmente si trova in edicola, di questo fantasy targato Bulk Comics. Ovvero la città Nubi, no, la Stai città lontano. Palazzo delle Nubi. È un titolo che ogni tanto mi confondo. Allora, Grazie. sì. Vittorio, innanzitutto ti chiederei giusto brevemente, così di presentarti ai nostri lettori per chi non ti conosce e capire anche un po' il tuo percorso da disegnatore. Certo, lo faccio un po' breve perché sennò diventa un Certo. po' lunghetta la cosa. Diciamo che come disegnatore, quindi con i titoli pubblicati finora, a parte questo episodio di Calia, ho pubblicato per Edizioni Inchiostro Il Mostro di Firenze con la sceneggiatura di Giuseppe Di Bernardo. E mentre invece per Becco Giallo lì è la strage dell'Italicus, quindi diciamo sono partito da fumetti abbastanza di cronaca e comunque con tematiche reali, vere, pur essendo comunque opere di fantasia, ma abbastanza diciamo un po' cupe, però diciamo che cioè su Cagliari, per esempio, sono molto contento perché è la mia passione, diciamo, il fumetto popolare italiano, ma anche straniero, ma soprattutto l'ambientazione fantasy. Infatti, quando seppi che cercavano disegnatori e autori, col bando che fecero su Sì. Facebook, mandai delle prove che feci per Drago Nero e mi ricontattarono per poi con 3 pagine di sceneggiatura fare la prova vera e propria. Piacque e da lì iniziò un po' tutto il Ah, resto. beh, questo è bello. Io ricordo quel bando. Io non sono un disegnatore, mi occupo di arte, ma no, non di fumetto pratico, diciamo, e mi occupo più di cinema. E mi ricordo quel bando perché lo inviai ad un mio amico disegnatore Sì. e gli chiesi: mi raccomando, partecipa perché è una cosa molto bella. Anche lui ama il fantasy, però non so se lui poi partecipò. Quindi ecco, mi ha fatto ripensare a questo piccolo aneddoto carino. Sì. E quindi ecco, grazie a quello ora ti ritroviamo nella scuderia del Fantasy Calia. Chissà, magari poi se ti rivedremo anche in altro, questo lo vedremo magari Io in adesso, futuro. penso di poterlo dire, comunque sto lavorando un altro episodio di Calia, quindi Ah, ok. sono ancora dentro. Perfetto. La cosa, a parte il bando, io li conobbi a un ARF a Roma, Sì. mi sembra 5-6 anni fa, quando aprono i contest per conoscere le case editrici. Ok. Loro stavano iniziando a lavorare su Samuel Stern. Infatti feci anche delle prove per Samuel io ancora 5 anni fa, mi sembra, più o meno adesso, e quelle date sono un po' sfasato. La cosa curiosa in realtà è che io con Luca e Leonardo ci sentiamo praticamente quotidianamente, perché comunque abbiamo una chat su Facebook dove io ci scriviamo, cioè se ho dei dubbi o delle proposte ci sentiamo, perché comunque è proprio per quello che mi piace lavorare con loro, perché l'aspetto creativo è molto paritario, no? Nel senso, cioè, ovviamente loro hanno il progetto completo, però mi lasciano comunque ascoltano le mie proposte, lavoriamo insieme. E la cosa un po' strana, però, è che non li ho ancora visti dal vivo, perché tutto è iniziato praticamente col Covid, Sì. e poi ho avuto un figlio piccolo, proprio a 2 anni, quindi Luca quest'anno non sono riuscito ad andare perché no, spero di riuscire a scendere, perché io sono della provincia di Brescia, forse si nota dalla mia pronuncia, spero
spero di riuscire ad andare a Roma, all'ARF quest'anno, se tutte le congiunzioni astrali se Esatto. finalmente stringersi la mano, perché comunque Chiaro, chiaro. ancora. Beh, questo è bello, nel senso che si attivano collaborazioni anche non conoscendosi personalmente. È Esatto. una cosa veramente bella che, ahimè, è nata anche col Covid, cioè dalla cosa brutta c'è stata questa esplosione no, di videochiamate, di incontri digitali, che in qualche modo ci ha aiutato anche a stringere rapporti più vicini, nella lontananza ovviamente del digitale. Quello è chiaro. Guarda, parliamo un po' del numero di Calia. Sì. Quindi tu era la prima volta che ti approcciavi al fantasy, Sì, giusto? O... come disegnatore sì, diciamo che sempre, cioè mi chiama ricordi sin da bambino, mostri e così, mi sono sempre piaciuto disegnarli, quindi mi piace. Dici un po' come ti sei approcciato al modo di disegnare Calia. Guarda, diciamo la cosa più particolare, in realtà è proprio la questione che la scelta di Luca, principalmente immagino, in concerto con Leonardo, comunque, di strutturare la gabbia basicamente sulle quattro strisce, su un formato Ok. bonelliano. Questo all'inizio era un po' strano perché io, non ho mai, diciamo, lavorato su formato Bonelli, ma cioè, ho fatto un milione di prove, quindi, e ne ho letti un sacco. Quindi diciamo che quello è stato forse l'inizio, la cosa un po' più strana, però una volta che uno prende il ritmo, dopo vai via libero. Poi Luca ha preparato tutti diciamo, i layout, Sì. tutte le tavole. Poi è successo pochissime volte in realtà, però magari delle volte ho delle idee che mi sembrava che potessero funzionare, ne abbiamo parlato e si è sviluppato così. Poi, certo, diciamo, catapultato in un mondo comunque nuovo, perché io ho iniziato a lavorare sul numero 5, quindi anche per i lettori stanno scoprendo, no? Man mano mensilmente come si sviluppa. E c'è tutto un mondo dietro, infatti. Per quello ci sentivamo quotidianamente, perché devo chiedere un sacco di informazioni, no? Tipo sui personaggi, sul background, perché cioè, da dove arrivano, cosa fanno, comunque com'è il Esatto. loro carattere, no? Cioè, perché adesso comincio a conoscerli meglio, per i personaggi, ma agli inizi no. E poi non c'è solo Callia, si tratta di un gruppo, quindi sono vari personaggi da mettere in scena con i loro caratteri e la loro recitazione. Io spero di esserci riuscito nel migliore dei modi, perché la cosa che mi piace di più comunque è anche, visto che si nota comunque Cagli è un fumetto molto parlato comunque, ci sono parti di dialoghi, no? Di rendere anche i dialoghi il più naturale possibile, cioè, Sì, io di essere dopo non so. allora guarda, personalmente da un punto di vista di disegno il tuo numero è piaciuto, ora magari ti chiedo anche altre cosette. È normale che Calia, ora siamo al numero 5, ed essendo appunto un fumetto seriale, ancora deve no, sviscerare le sue dinamiche, però già questo numero, e forse anche il 6 da quanto si intravede nella copertina che è uscita in preview. Ci saranno delle dinamiche che ci aiuteranno a capire meglio il loro percorso di questa compagnia, fondamentalmente, che come dici tu, non è solo Calia, ma c'è un gruppo che si muove sempre. E il numero 5, appunto, ha delineato questa compattezza, anche con l'unione di questo elfo Calon che si è unito a loro. Assolutamente. Qualche domanda ora sui disegni, giusto per capire. Io so che Luca, anche dall'intervista che abbiamo fatto con me, e come anche scrive nei crediti, prepara tutti i layout. Sì. Com'è lavorare con dei layout già prestabiliti? Cioè, ti trovi a tuo agio? Giusto per capire anche il processo, no? Certo, sì, no, all'inizio era un po' strano perché il mestiere del disegnatore comunque, soprattutto parlo a livello personale, cioè Sì. diciamo che il momento di
massima creatività o comunque di proprio quando inizia il lavoro, no? Cioè, quando tu parti dal foglio bianco e lì visualizzi cosa sta succedendo, no? Quindi, diciamo, quell'aspetto proprio di scansione narrativa l'aveva già fatto Luca. Quindi è un po' strano, però una volta che prendi la quadra, cioè, poi va, perché poi comunque gli audio di Luca sono fatti molto, molto bene, però lascia margine, nel senso che spesso ovviamente non è che può, cioè, sono gli ingombri, nel senso magari del primo piano o campo lungo, però dopo alcune scene l'ho cambiata senza problemi, cioè non c'è stato, Luca da quel punto di vista qua è stato molto, per come vedo io, molto corretto, molto disponibile. Questo sì, dimmi. Altrimenti sarebbe una gabbia chiusa dove uno deve, no, mantenere, non può uscire da quei confini. Invece così c'è una libertà più, come dire, è più Poi, gestibile. esatto, come avevamo sentito anche nell'intervista che hai fatto, forse tu mi sembra, o cioè, hai fatto questa domanda, penso che la loro scelta comunque positiva, perché tiene comunque diciamo una leggibilità da numero a numero, no? Che cambiando i disegnatori cambiano anche gli stili. Cioè, io poi sinceramente li sento quotidianamente, però sono molto segreti nelle loro cose. Cioè, io non so come si sviluppa la storia, eh. Ah, Non mi danno informazioni sul mio numero, però poco altro, mi spoilerano nulla. Quindi anche i disegni di altri disegnatori, in realtà io ho visto alcune cose per sì. quando mi servono il mio numero, però non so nulla, quindi non so come si sviluppa la cosa. Poi sì, Beh, ecco. questa Dimmi, cosa dimmi. potrebbe essere positiva per i lettori, no? Che quindi scoprono man Sì. mano, però forse un po' più negativa per voi che dovete approcciarvi Guarda, non a. so, ti dico, a me non dispiace, perché lo sto leggendo, ok? Quindi da primo numero, e mi sta piacendo questa cosa di scoperta, no? Cioè, che in realtà sono un lettore in più, ho partecipato a questa cosa, ma non ho più pari idea di cosa succede al numero 6, per esempio. Fantastico. Qualcosa posso intuire, perché ovviamente conosco un po' di cose in più rispetto al lettore normale, però no, cioè, sto lavorando su un nuovo numero, so che sono successe delle cose, ma molte altre no, ok? No, Quindi ci sta, è anche affascinante il sì, processo no, creativo. Cioè, esatto. questa cosa che ci dice è bella e no, ci fa capire che appunto non, magari, cioè, non sempre nella produzione di un fumetto tutti i disegnatori, tutti gli sceneggiatori sono al corrente di quello che capita ogni mese. Quindi questa cosa Esatto, poi è bella. rispetto ad altri prodotti, diciamo, dello stesso target, dello stesso formato, è forse il primo, o comunque uno dei primi che hanno questa narrazione praticamente orizzontale. Quindi, rispetto, che ne so, altri fumetti, uno prende un numero e dice, vabbè, non è, può essere slegato, no? In Caglia, no? Quindi loro hanno, diciamo, un gran lavoro da tenere sotto controllo tutto da questo punto di vista. Immagino sia facile gestire anche tutta la parte della curatela del progetto, è un progetto ampio, Però quindi. ho notato un progetto, dopo, sinceramente, mi sono molto contento di farne parte. Lo sanno anche i ragazzi, gli ho detto. Mi sta piacendo anche proprio come fumetto da leggere, diciamo. Quindi sono molto contento da questo punto di vista. Poi Beh, sì. loro stanno facendo un lavoro cioè, pazzesco, perché comunque, per esempio, nel mio numero ho dovuto lavorare sui nani che comparivano per la prima Esatto. volta. Infatti volevo chiederti di parlarci un po' anche dei nani, del processo di costruzione, come l'hai ideati. Ecco lì, come tutte le cose che fanno parte di questo fumetto. Partono dalle idee loro, cioè di Leonardo e Luca. Quindi l'idea di avere questi dei nani, diciamo, diversi rispetto al classico
classico, diciamo, nano fantasy, no? Con le barbone, con le trecce, era di cambiare un po' anche la propria conformazione fisica. E loro mi diedero quell'idea di ispirarmi, comunque seguire questa idea, diciamo, dell'uomo di Neanderthal, no? Quindi con una struttura cranica un po' particolare che differenziasse rispetto agli umani, anche gli elfi hanno due caratteristiche peculiari. È vero, sì. Mentre sugli abbigliamenti, poi nel mio numero si vede poco perché in realtà vediamo una piccola comunità scappata, quindi che vivono in maniera un po' indigente. Io ho fatto anche degli studi che invece mi sembra ci siano sul volume di Teia, dove l'ispirazione lì principalmente era a livello iconografico, le popolazioni, diciamo, delle steppe, quindi i mongoli o quell'immaginario lì, no? Quindi soprattutto le armature, che però in questo numero si vedono poco perché non c'è un grosso di ieri. Si vedono un po' alcune donne naniche che ho cercato di riprendere un po' questi abbigliamenti con questi scialli sulla testa, dei gioielli, però sempre tenendo in considerazione che questi nani scappati sono comunque abbastanza poveri, cioè vivono in maniera un po' scarna, quindi non volevo aggiungere troppi decorazioni orpelli. Chiaro. Poi una cosa, mi viene in mente così, una Sì. cosa che magari da fumetto cioè non tutti hanno notato, però è una cosa quella sì è la mia idea, che ho proposto a Leonardo e Luca, e è stata accettata con entusiasmo, che nella scena quando si può parlare da fumetto tranquillamente, cioè posso Sì, dire. tanto ormai è stato letto, sì. Ok, esatto. E quando Kali e Calon vedono la Madriera per la prima volta in quella doppia pagina, si vedono alle pareti dei rami e dei monili appesi, che poi ritornano anche nella scena quando Deli apre la porta ai paramenti, no? Era una cosa che lo farà tornare, era come delle specie di ex voto, no? Cioè dove i nani quando fanno i loro rituali alla Madriade, gli portano questi rami di erbe, comunque volevo dare una connotazione naturale, no? Naturalistica, in più unita a questi monili in maniera tale da cercare di dare comunque ancora un ulteriore background ai nani, no? Cioè, nel senso di vediamo questa comunità che ha una storia, ha una vita, un percorso, non sono lì per siete lì per Esatto. noi. Quindi hanno una loro vita, come per esempio che nella scena che si vede dall'alto quando stanno tornando, quando c'è un momento di tensione nella Ah, comunità. sì. Quella scena dall'alto l'ho fatta apposta perché volevo inquadrare com'era all'interno della loro comunità, no? Quindi vedi, c'è chi lavora il vasellame, chi sta preparando da mangiare, Sì, è perché vero, i contadini, ci sono i pastori, cioè, per dare questa idea di comunità, no? chiaro, chiaro. Ma guarda, in effetti, ora che mi ci fai ripensare, si percepisce in che senso. È un albo molto, molto chiuso. Come dici tu, ci sono poche situazioni, anche ad esempio sul vestiario, no? Esatto. C'è il gruppo di Kalia, c'è la comunità dei nani e basta, quindi si movimenta un po' tutto lì. Esatto. E è la cosa anche forte, che sicuramente questo anche parte dei curatori, che in questo fumetto fantasy gli stereotipi più comuni, come gli elfi, i nani e altre situazioni, sono state un po' stravolte, nel senso che, ad esempio, gli elfi comunemente sono una popolazione buona, in questo fumetto invece divengono dei cattivi, no? Giusto per dirlo in maniera molto banale. I nani, che sono una tra le iconografie più famose del fantasy, in questo fumetto, grazie anche a te, vengono quasi destrutturati e li vediamo quasi fossero appunto uomini primitivi del Neanderthal. Cioè, quindi tutte queste connotazioni differenti,
secondo me, danno un approccio non solo iconografico e visivo, ma più bello al fantasy, perché lo rende un pochettino differente rispetto agli altri, no? Sicuramente, sì, sicuramente. Per esempio, ci sono anche gli orchi che non sono ancora entrati. Esatto. Sono curiosissimo di vederli in realtà, infatti, anch'io, perché ho visto negli studi, Io. però, come si evolve questa. Chiaro, chiaro. È normale che a tutti magari non possono piacere i nani come li disegnerai tu, perché sono abituati a Sicuramente. vedere i nani esattamente in un certo modo. Però a me la sperimentazione, ecco, la differenza su determinati stilemi piace, e quindi apprezzo anche il lavoro di coraggio che c'è. Ma infatti io, guarda, quando diciamo sono salito sul concentrato in questo progetto, mi Sì. piace proprio questa cosa, cioè anche del coraggio, ma comunque anche delle alcune scelte, perché indubbiamente a molti non potranno piacere, però come tutto, Chiaro. però riproporre una cosa vista e rivista, a me personalmente, per esempio, avrebbe dato, diciamo, non so, cioè, certe cose abbiamo visto talmente tanto che perché no? Per esempio, poi io a questo tipo di fantasy, per come sta, per come è adesso, ora, cioè, tipo, che c'è tanto anche dialogo, c'è politica, a me piace, rispetto, che ne so, a 50 pagine di mazzate, Sì. sinceramente, No, a me personalmente, no, è chiaro. le disegnare sono divertentissimi da fare. Ed è più difficile, per esempio, disegnare scene di dialogo di più intime, però da lettore apprezzo di più le altre. Lo penso come te, assolutamente. Infatti, in questo fantasy, come spesso dico nei video, mi piacciono paradossalmente molto di più le scene dove non si combatte, ma più le scene di dialogo, di compagnia, di riflessione, il viaggio in sé, c'è questo movimento, no? Dove c'è l'attesa, mi piace molto di più rispetto alle scene di combattimento, che in Kalia non sono moltissime, cioè ogni No. albo ci sono veramente poche scene di combattimento, penso sia una cosa voluta, perché altrimenti ne avremmo viste di più, secondo me, però questa cosa a me piace molto. Anche a me, sinceramente, poi penso, dovendo comunque far conoscere un mondo intero e sono i primi numeri, bisogna far conoscere i personaggi. Per me è normale che ci siano scene di dialogo più che di combattimenti fine a se stessi, dove se no non avresti modo di conoscere Esatto. a livello di pagine come i vari personaggi. Nel numero che sto facendo adesso c'è già un po' più di Azione. tour. Beh, non posso dire di più perché se no mi sparano. No, tranquillo, Però non te lo chiederò, ci mancherebbe. No, ma ci sarà sicuramente. molta cosa, molte. Sì, scopriranno tante cose, ci sono un po' più di. Però è costruito molto bene, mi stavo divertendo parecchio, Bene, anche bene. perché rispetto alla Città Palazzo, dove in realtà sembra quasi una pièce teatrale, cioè si svolge tutta lì Sì, è nella vero. comunità teatrale, cioè nella comunità nanica, e in più c'è l'altro scenario della città. Qua invece quello che sto facendo adesso ho tutto, proprio, sì, sono molte più ambientazioni, diciamo. Mi sto divertendo Immagino. moltissimo a farlo. Sì, ma più in là sicuramente arriveranno appunto delle scene più, diciamo, di combattimento, passami il termine. È bella questa cosa che hai detto sul riferimento al teatro, perché a me piace tantissimo, essendo anche di formazione uno scenografo, e non ce l'avevo fatto caso, che in effetti c'è quasi come una sorta di spazio scenico, dove due spazi scenici, questa la comunità dei nani e la città, Palazzo delle Nubi, Esatto. fondamentalmente la parte alta. Dove si snodano le due situazioni, a parte, no, il piccolo viaggio introduttivo, è l'epilogo, è molto carina come cosa Esatto. che. Infatti, mi è piaciuto molto. Cioè, poi si svolge tutto in una giornata comunque, quindi c'è proprio. A parte le ultime quattro pagine introduttive, cioè, che introducono quell'aspetto della Esatto. liberazione di Dhaka. Tra l'altro, ho dovuto lavorare anche sul
sulla fortezza di Harrow, che è la prima volta che si vede quella, la Sì. fortezza finale nell'atollo, anche lì mi hanno fornito delle referenze, come doveva essere, dove essere, ho fatto delle prove, e anche il portale, quello che si vede nell'ultima scena, proprio il portale, anche quello l'ho disegnato io, l'ho creato io. Allora, guarda, l'epilogo è stato, come dire, un po' complesso, nel senso che io ci ho dovuto capire un poco. È stato un po' confuso, nel senso, sarà che è arrivato di botta? E quindi, cioè, dopo tutta quella Esatto. situazione, ti becchi quell'epilogo e dici, ah, che sta succedendo? Però dopo varie riletture ci ho capito un senso, però ovviamente non lo diciamo, giusto per non spoilerare troppo. No, esatto, ma quando lessi la prima volta la sceneggiatura, dissi no, ma cioè, perché poi mi immaginavo comunque un ritmo narrativo che era di un certo tipo, e le ultime Sì. quattro pagine proprio rompono, cioè sono una roba Esattamente. che infatti io non so se ci sono riuscito, però mi intento anche quello, proprio anche a livello visivo di creare uno stacconetto, perché se noti, Sì, le sì, sì, ultime sì. pagine che si svolgono di giorno, quindi sui toni comunque molto chiari del bianco, perché immaginiamoci comunque siamo in alta quota in mezzo alle nuvole, quindi vuole dare questa Esatto. sensazione di un po' di nuvole rarefatte. Le ultime quattro pagine invece sono molto scure perché è di notte e con questa scena di combattimento e di liberazione, un po' più cupa. Ho voluto creare questo contrasto netto, ma volutamente, cioè, poi non so se si capisce, No, se... guarda, meno sì, no, lo stacco è abbastanza evidente. Anche il fatto di essere ambientata, se non sbaglio, perché appunto alcune cose sono, le ho viste, almeno la prima scena in cui compare la fortezza era Sì. difficile da percepire in mezzo al mare. È un lago in realtà. Ah, Però ok, sì. magari questo lo scopriremo. Però sì, cioè, questo epilogo è stato veramente forte, sia di storia sia di disegni, devo dire che ci avete messo molto impegno per darci Grazie. quel pugno. Guarda, andiamo verso la chiusura, giusto altre due domandine. Hai avuto qualche ispirazione per appunto le situazioni della tua storia, dalle architetture o dai paesaggi? Ti sei Sì, ispirato? poi, a parte la città, che non l'ho detto prima, ma ovviamente è la cosa più importante. Sì, quella l'ho creata anche quella io, sia quella che l'accampamento nanico, diciamo, più in basso. E lì, sempre tramite le linee guida dei ragazzi, che erano comunque un'architettura più sul classico, quindi greco-romana, però con una struttura quasi a gradoni, diciamo, perché era questa città organica, anche con ispirazione un po' al palazzo di Minos, diciamo, come idea di base. Poi io all'interno l'ho messo delle decorazioni un po' geometriche, quasi, diciamo, futuristica, è brutto da dire, però Anacronistica, forse. che si discostassero diciamo, per far creare il contrasto fra l'architettura classica, non volevo mettere, che ne so, le classiche greche, romane, o allora ho messo queste decorazioni un po' a pattern, per dare questo richiamo un po' anche al mondo alieno dei Jaldest, comunque, perché sono queste figure che non sanno ancora bene chi siano, come non siano, sono un po' quindi anche un immaginario un po' diverso dall'immaginario proprio umano classico, diciamo. Chiaro, chiaro. Poi la vegetazione, perché è caduto in disuso la città, mentre poi man mano ci avviciniamo alla Madrid, la vegetazione si secca perché il morbo sta corrompendo quella parte di città. La struttura, in realtà, generale, io personalmente mi sono ispirato un po' a Machu Picchu, perché c'è questa città che è proprio sul picco della montagna.
E poi non sei presente come Machu Picchu, ma questa struttura proprio Sì. quasi le creste delle montagne sono molto sinuose, no? Perché io devo avere volevo avere un riferimento in maniera tale che quando il gruppo e comunque i nani fossero, diciamo, nella comunità, ci fosse la possibilità di vedere comunque la città palazzo sempre. Quindi devo creare questa cordigliera. L'accampamento nanico, in realtà lì loro hanno preso possesso di edifici preesistenti, che erano quelli dei servitori del Diamond, Sì. recuperano un po', diciamo, anche qui, comunque suggerimento loro, doveva esserci un cortile interno per poter poi fare la scena, quella, diciamo, finale. E qui non so se si è notato, però anche qua ho messo, tornando al discorso di prima, di creare più background ai nani, le porte sono più alte, perché erano create per i Gialdest, ok? Quindi, se si nota, sono state segate e inserite delle porte più piccole per i nani, perché mi immaginavo comunque dei nani che devono vivere lì, inutile che aprono delle porte alte 2 metri tutte le volte, quando sono più piccoli, quindi Sì, sono vero. segate. Infatti si vede quando, per esempio, che Kaglia entra per la prima volta, si deve abbassare, così. Infatti la sala, alcuni ambienti sono un po' fuori scala per loro, l'ho fatto apposta per quello. Poi beh, il carro, quello me l'ha fornito, abbiamo proprio il modellino tridimensionale da poter gestire in maniera nostra. Fantastico. Poi sì, no, la fortezza, quella l'ha mandata. Anche rimasto le indicazioni, perché che si ispira a una fortezza napoleonica realmente esistente, a quella forma lì, poi l'ho modificata un pochino. Il cartoporto ce l'ho davanti, deve essere così. Ecco, diciamo, la cella uovo, anche quella l'ho inventata io, perché parimenti non può avere materiale organico intorno, no? Perché sennò può modificare i suoi poteri. Mi sono immaginato per isolare ulteriormente questo pozzo, di creare questo uovo di pietra sospeso in maniera tale che non potessero avere contatto con nient'altro. Ha funzionato allora. Sì, infatti è piaciuto molto anche a Luca quello come idea, quindi l'abbiamo tenuta. Il Bene, portone invece lì, diciamo che, se non mi fermi, continuo a parlare io, non so se bene. No, te. vai, vai, dici questa cosa qui tranquillamente. Il portale si vede lì, probabilmente anche un po' iconografico, dove ci sono questi umani che insieme lavorano per insieme per costruire, no, questo portale, no? Con l'idea un po' del reame umano. Poi gli elfi l'ho avuto pochissimo, questo numero, quindi non No, è. infatti, voglio Cioè, sicuramente. mi ha dato quello che dovevo fare, l'ho fatto, diciamo così. Beh, hai fatto un lavoro egregio su Grazie. questo No, mi lavoro. sono divertito molto. Poi io Immagino. spero che si veda, perché immagino quando uno si diverte comunque. Lavorare su un progetto che ti piace, diciamo, penso cioè, si lavora meglio Esatto. e si percepisce. Io poi metterò anche qualche immagine qui a corredo dell'intervista, così magari a parte chi l'ha letto, chi non l'ha letto vedrà dei tuoi disegni. Non posso Vittorio. farti vedere. Ah, non so poi se può essere interessante. Sì? In digitale ho lavorato questo numero. Sì, era l'ultima domanda in Ah, effetti. ok. No, mi hai anticipato. Nel senso, dici se hai lavorato appunto in digitale o su Sì, carta, come l'hai fatto? inizialmente volevo farlo. Cioè, le matite, diciamo, digitale, poi stamparle, poi inchiostrarle con pennino e pennello, come, diciamo, alla vecchia. Alla vecchia maniera. Perché quando iniziai a lavorare all'inizio, inizio proprio, non sapevo neanche del fatto che si dovesse poi lavorare con i toni di grigio.
Quindi, poi quando mi è stato detto quello, ho detto, allora un po' fermi tutti, perché io comunque di base sono abbastanza sul bianco e nero contrastato, quindi infatti il mio numero rispetto per esempio a Luca, che sfuma molto di più, se si nota sono molto, molto piatti i miei colori, le mie campi tuoi, cioè riempi praticamente. Esatto, E quindi ho deciso di lavorare in digitale, che mi permetteva di essere un po' più veloce anche per modifiche. Il numero su cui sto facendo adesso invece è 98% digitale, però ho scelto delle tavole che ho fatto invece ho inchiostrato, sì, che però non posso farti vedere, ce l'ho qua ma non posso. Ho scelto ovviamente delle scene abbastanza importanti Chiaro, chiaro. Ti metto schermo intero? No? Ok. Vediamo. Ah. proprio si sente meglio. Sì. Ok, questa era la tavola 2 o 3, mi sembra, c'era una delle iniziali Sì, Praticamente ho fatto delle stampe così in ciano, ok? ok. E poi inchiostrate Ah, sì, ok, chiaro. questo avrei voluto fare così, però era diciamo, un procedimento un po' più Un po' lungo, lungo. però con i toni di grigio a questo punto ho deciso di fare tutto in digitale. Beh, è uscito comunque fuori un lavoro appunto molto, molto bello, ti dicevo. Grazie Vittorio, allora, io ti ringrazio per questa intervista. Ti faccio veramente l'ultima domanda che non c'entra con Cagliari, che faccio un po' a tutti, che è quella di consigliare un fumetto ai nostri lettori. Una cosa che ti ha segnato, che ti ispira, che qualsiasi cosa tu voglia. Ok, guarda, quello proprio mi salta in testa adesso, perché è quello che mi ha, diciamo, proprio colpito tantissimo, è One Hundred Ballads di Risso e Azzarello, che cioè, proprio mia, cioè proprio, io sono amante dei disegnatori argentini, diciamo, quindi quel tipo di disegno di bianco e nero contrastato molto 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 forte, però non conoscevo Risso, Edoardo Risso fino a quando ho scoperto, adesso non ricordo chi, ma come sono entrato, mi è venuto fra le mani, diciamo, ma la costruzione della tavola e della recitazione, cioè della messa in scena di Risso, proprio mi ha folgorato, diciamo. E Forte. quello, penso che in coppia con Azzarello, che è lo sceneggiatore, cioè sia proprio quello lì, diciamo, l'opera proprio più che se chiunque mi chiede di un Ispira. fumetto, è quello che mi dà la prima Perfetto. risposta. Poi io tendenzialmente cerco di leggere di tutto il più possibile. Adesso poi fra il lavoro e il bambino è sempre meno il tempo, perché poi arrivo la sera sono cottissimo. E ho vari fumetti ancora lì da Legge, leggere. idem, sì, pure io. Per esempio adesso ho lì da L'iniziale Shangri-La, che mi sta piacendo molto, Ah, non lo conosco. francese, è un fumetto francese fantascientifico, però con molte, diciamo, rimandi al nostro vita quotidiana adesso, cioè alla società contemporanea. Quindi mi sta piacendo un sacco, tra l'altro. Come si chiama? Ah, Shangri-La. ok, lo segnerò. E poi ne ho altri lì, ma non devo veramente ritagliare il tempo per esempio, visto lo sto vedendo dietro di me, Spada, da Luca, anche lui non lo conoscevo, ma per quando è stato fatto, perché comunque ci sono delle storie degli anni 70, ha delle soluzioni grafiche e di
di storytelling, di costruzione della tavola, che è pazzesca, mi piace un sacco. Poi, con Signora Finatissima, mi piace moltissimo. Beh, dai, cioè c'è un po' di roba. Sì, Poi, ovviamente i fumetti sono una miriade, cioè leggere tutto è esatto, infatti. difficile. Vittorio, io ti ringrazio per il tuo tempo. È stata una bella chiacchierata e mi ha fatto veramente Grazie piacere dialogare con te. Ci hai svelato delle cosette sul numero di Cagliari che ovviamente tu conosci più di noi e di questo ti ringrazio. Magari poi ci risentiremo per il prossimo numero. mille. Chissà. Allora, grazie ancora e a Grazie presto. Un abbraccio virtuale. mille a te. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti.